Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, finalmente sono orgoglioso di portarvi qua sul canale questo fantastico prodotto. Chi mi segue su Instagram ha visto le varie storie in cui ho postato diciamo tante info, ma molto varie, di questo pacco che mi è arrivato da un brand, o meglio dal brand numero uno per quanto riguarda questa tipologia di prodotti. Quindi questo brand che mi ha inviato questo prodotto e mi ha veramente lasciato stupito per il fatto che me l'abbia appunto inviato. E il prodotto di cui vi sto parlando, ragazzi, è questo. Non so se magari lui lo conoscete già, ma sicuramente tanti di voi però conosceranno questa, cioè la Prusa i3 MK3S, la numero uno delle stampanti per uso domestico e non solo, però sicuramente nasce per un come prodotto casalingo, che poi può essere usato anche a livello, diciamo, industriale, se vogliamo, perché è talmente una stampante di qualità che può essere usata in tutti i campi. Ma cos'ha il brand Prusa rispetto a tutti gli altri brand? Che è la stampante più clonata al mondo e la stampante più copiata al mondo. Sì, perché questo ometto qua, ragazzi, cioè lui, Joseph Prusa, esattamente nel 2010 si è messo a fare delle stampanti a casa. Lui studiava, o meglio stava studiando economia all'università di Praga, ma a tempo perso si è messo a fare delle stampanti 3D, quindi proprio stampanti rudimentali, come state vedendo, proprio semplici, ma da lì è partito tutto. Nel 2012, esattamente 2 anni dopo aver iniziato a farsi delle stampanti a casa, ha fondato la Prusa Research, cioè l'azienda che ha iniziato a produrre stampanti 3D. Tuttora è il brand numero uno nelle stampanti 3D. Ovviamente a tanti può sembrare un marchio non conosciuto, è un po' come, per chi non conosce i droni, un drone vale l'altro, mentre DJI è il numero uno per chi sa di cosa stiamo parlando, cioè di droni. In questo caso, per chi conosce le stampanti 3D, sa che Prusa è la numero uno delle stampanti 3D. Quindi questo vi fa capire un po' il livello del brand, nel senso che nel suo campo è il top. Quindi esattamente il 12 settembre ho inviato un'email a Prusa dicendo che volevo iniziare a portare sul canale appunto dei contenuti riguardanti le stampanti 3D, perché io stampo da tanti anni, più o meno 5-6 anni che stampo, quindi ho appreso tanta esperienza, ma non ho mai portato tanto sul canale. Adesso ho deciso di portare diciamo più contenuti riguardanti le stampanti 3D, appunto perché adesso è anche più semplice stampare, perché adesso tutto è diventato veramente più semplice per quanto riguarda le stampanti 3D e stampare appunto a casa. Allora ho inviato un'email il 12 settembre dicendo a Prusa Research volevo portare sul mio canale dei nuovi contenuti riguardanti le stampanti 3D, che era tanto che stampavo, e via dicendo, e se loro erano intenzionati a aiutarmi appunto in questa cosa dandomi dei loro prodotti da portare sul canale. Ovviamente il tempo è passato e in tutto questo sono passati tanti giorni e via dicendo. Esattamente un mese dopo, ragazzi, mi è arrivata questa email e diciamo il nominativo non era neanche Prusa Research, ma era il nome appunto del responsabile marketing, che tuttora ringrazio, cioè Clara Petowska. Spero di averlo pronunciato giusto, non sono sicuro di questo, chiedo scusa se ho sbagliato. Comunque il responsabile marketing che mi ha contattato dicendomi appunto questo che state leggendo, che erano molto contenti di collaborare con il mio canale per promuovere appunto la stampa 3D e che mi avrebbero inviato un prodotto. E lì, ragazzi, ho riletto l'email tipo 400 volte, perché è come se DJI a un certo punto ti dicesse: sì, ti invio un prodotto da portare sul tuo canale. Cioè la cosa è un po' la stessa, nel senso, quando il brand numero uno di quel prodotto ti appoggia, ragazzi, lì davvero non sei contento di più. Cioè tutto il lavoro che hai fatto sul canale diventa proprio una fonte di orgoglio, avere un contatto con un'azienda di questo tipo e avere comunque l'appoggio di un'azienda di questo tipo. Quindi loro gentilissimi, o meglio lei gentilissima, mi ha chiesto quale prodotto volessi portare sul canale, quindi mi hanno fatto scegliere fra questa versione kit, perché loro producono questo prodotto i3 MK3S, che è il prodotto top che fanno dal punto di vista di stampa 3D. Mi hanno chiesto se volevo la versione da assemblare, cioè questa, o la versione già assemblata, o se volessi la versione mini, perché fanno una versione mini molto compatta, ridotta, che costa anche molto meno di questa. Quindi mi hanno chiesto addirittura quale prodotto volessi. Non è che mi hanno detto sì, ok, ti inviamo questo, no, mi hanno pure fatto scegliere, cioè davvero pazzesco. E
e la cosa incredibile di questo marchio, ragazzi, a differenza di tutti gli altri marchi che vedete normalmente sui canali, che uno non è un marchio cinese, e questo fa davvero strano, perché comunque sapete che ormai nelle stampanti 3D praticamente sono tutte a marchio cinese, e come ormai sapete le stampanti 3D ormai sono tutte a marchio cinese, mentre loro sono ancora i numeri uno, anche quando i prodotti cinesi costano praticamente la metà di questo o anche forse meno della metà di questo, ma loro rimangono ancora e tuttora i numeri uno. E questo signore qua, Joseph Prusa, ragazzi, è davvero il numero uno in questo campo, sia dal punto di vista appunto del prodotto che ha creato e di come l'ha creato e di come ha portato questo brand a essere il brand che è tuttora. Cioè lui nel 2012, come vi stavo dicendo, ha fondato questa azienda, è partito praticamente da niente, se pensiamo che attualmente ha 30 anni, fate voi i conti di quanti anni aveva nel 2012. È partito da lì, è arrivato ad avere una sede a Praga, perché questa azienda è a Praga, in Repubblica Ceca, ed è arrivato ad avere un capannone, una sede di 8 piani con 300 persone che ci lavorano, dove, ragazzi, spediscono 6.000 stampanti al mese. Cioè Prusa Research riesce a spedire Original Prusa i3 MK3S o Mini, comunque qualsiasi sia la versione, circa 6.000 pezzi al mese, cioè una cosa davvero pazzesca. E la cosa ancora più inquietante, ragazzi, che questo marchio, o meglio questo brand, produce i pezzi per se stessa. Cosa vuol dire, ragazzi? Che all'interno di Prusa Research, cioè dell'azienda, ci sono montate circa 500 stampanti di questo modello, che stampano 24 ore al giorno pezzi per creare queste stampanti. Cioè le state vedendo in questo momento, ragazzi, ci sono 500 stampanti che stampano a ciclo continuo tutti i pezzi che servono per creare questa stampante. Quindi questo vi fa capire davvero la forza che ha quest'uomo e soprattutto la sua azienda. E in più, ragazzi, non si è fermato qua. Nel 2019, o meglio il 16 agosto 2019, questo ometto ha fatto il record sul Guinness dei primati. Qual è stato il record sul Guinness dei primati? Ha messo in un locale della sua sede 1100 stampanti, ragazzi, 1100 stampanti messe sul pavimento, tutte pronte a stampare lo stesso pezzo. Poi gli operatori in meno di 5 minuti dovevano farle partire tutte, quindi avevano 5 minuti di tempo per attivare 1100 stampanti, hanno fatto partire le 1100 stampanti. Alla fine queste stampanti, alla fine del ciclo di produzione, dovevano produrre degli esagoni e prodotti in PETG, cioè anche un materiale non PLA, quindi con una temperatura del piano alto. Quindi queste 1100 stampanti con un piano riscaldato a circa 90 gradi che emanavano un calore pazzesco, un assorbimento di corrente esagerato, perché comunque 1100 stampanti assorbono tantissima corrente. E ragazzi, queste stampanti hanno dovuto stampare degli esagonini, ok, e ovviamente tutti questi esagoni sono stati controllati da, ovviamente, il giudice del Guinness World Record, perché dovevano avere delle comunque caratteristiche per essere approvati e dire sì, ok, la stampa ha stampato questo prodotto ed è corretto. E ragazzi, ne hanno scartati solo 4, cioè ne hanno scartati solo 4. 1096 stampanti hanno portato a termine il pezzo in maniera perfetta, solo 4 hanno avuto dei problemi nel creare o il pezzo che si è un po' sollevato, comunque dei difetti, 4 su 1100. E come vedete, ragazzi, dal video è una cosa davvero spaziale. Se pensiamo che il Guinness precedente era di un'azienda californiana che aveva fatto tutto questo con 150 stampanti e il Guinness era lì, qua, ragazzi, loro l'hanno fatto con 1100 stampanti, quindi il Guinness non è che l'hanno battuto, l'hanno proprio stracciato. E voglio vedere anche chi adesso è in grado di battere una cosa del genere. E ragazzi, quindi questo vi fa capire davvero la forza di Prusa Research e della sua Prusa Original. Ovviamente questo marchio è super clonato, se cercate nei vari store cinesi, che sia Banggood, Gearbest, AliExpress, cioè tutti questi store cinesi, ragazzi, trovate un sacco di stampanti con la caratteristica estetica uguale, molto simili in tutto, perché comunque questo prodotto è open source, quindi rende tutto disponibile a tutti, quindi i cinesi ovviamente hanno subito ciucciato fuori quello che c'era da ciucciare fuori e trovate un sacco di stampanti praticamente identici con scritto clone Prusa i3 MK3S, perché ovviamente anche per i cinesi è un marchio che porta vendite di un prodotto, anche se loro non è quello originale. Anche su Amazon, se digitate stampanti 3D, un sacco di stampanti nel titolo hanno la scritta o la dicitura Prusa, perché comunque è quello che fa, diciamo, nella ricerca delle stampanti, la numero uno delle stampanti. Quindi, ragazzi, spero di avervi fatto capire di cosa è stato per me ricevere un prodotto da questo marchio, che ovviamente adesso dovrò montare, portare sul canale. Io ho scelto appunto il kit di montaggio
montaggio per capire fino in fondo come è fatta questa stampante, perché a differenza di tante stampanti, se vogliamo, cinesi, che una parte è già preassemblata, c'è da montare giusto tre cose in maniera davvero semplice, qua è tutto da montare. Adesso facciamo un veloce unboxing per farvi vedere cosa c'è all'interno della confezione e poi, ragazzi, tiriamo le ultime conclusioni. Allora, qua abbiamo il classico disegno di Prusa, quindi già da questo c'è chi ha capito, ragazzi, nelle mie storie Instagram cosa conteneva la confezione solo da questo disegno, però è stato davvero bravo quello che ha indovinato. Poi andiamo a aprire la confezione, quindi troviamo un foglio con, diciamo, le congratulazioni per aver acquistato un prodotto Prusa, che ci dice la descrizione del prodotto, la data di confezionamento, cioè il 21/10, perché, ragazzi, qua è davvero fatto tutto a regola d'arte, cioè non sono fatti, cioè sono tutti prodotti in serie, ma fatti che passano tutti attraverso degli operatori che controllano tutto. Quindi qua abbiamo il sacchetto protettivo, via. Qua, ragazzi, abbiamo, guardate, uno scontrino che ci dà la conferma che tutti i prodotti sono stati testati, o meglio, tutte le parti sono state testate, e l'ok ci dà la conferma che i prodotti arrivati sono funzionanti, funzionano perfettamente. Un'altra cosa che ovviamente nessuno fa a parte Prusa. Qua abbiamo il libretto di istruzioni. E, ragazzi, lasciatevelo dire, un bel libretto di istruzioni, perché, come vi ho detto, la stampante è completamente da montare, però c'è anche la versione identica preassemblata. Ovviamente costa di più, perché ovviamente va pagata la manodopera di quello che l'assembla. Qua abbiamo invece un manuale che ci spiega come fare le prime stampe, le prime prove di stampa, quindi la calibrazione, tutto quello che è proprio l'inizio della stampa, mentre l'altro è proprio quello che è il manuale di montaggio della stampante. Qua troviamo la prima confezione con dentro alcune parti della struttura della stampante. Poi andiamo avanti, qua abbiamo il cavo di alimentazione, poi andiamo avanti, qua abbiamo l'alimentatore, ok, un bel alimentatorone da 24 volt. Poi, ragazzi, qua abbiamo queste. Perché abbiamo queste? Abbiamo le Haribo, o meglio gli orsetti delle Haribo, perché durante il montaggio, ok, raggiungeremo degli obiettivi, quindi a ogni obiettivo avremo diritto a mangiarci un orsetto. E la cosa, anche questa, è davvero particolare, cioè nel manuale ci sono tutti gli obiettivi da raggiungere nel montaggio. Quando raggiungiamo quella fase del montaggio e l'abbiamo finita, abbiamo diritto a mangiarci un ossetto della Haribo. Quindi un'altra genialata da parte di Prusa. Qua un altro sacchetto protettivo, poi qua abbiamo un'altra scatola contenenti le parti in plastica. Ecco, ragazzi, queste sono le parti che vanno a formare la stampante e che Prusa stampa con queste stampanti, cioè stampanti che stampano se stesse, ed è davvero imbarazzante, ragazzi. Guardate quanti pezzi creati da se stessa, praticamente si riproduce da se stessa, cioè veramente una forza esagerata per questa azienda che riesce a produrre stampanti dalle parti di se stessa, cioè una cosa incredibile. Qua troviamo ancora pezzi, cavi, roba. Qua abbiamo, boh, non lo so, lo scopriremo quando la montiamo. Quindi qua c'è tutta la parte per il cablaggio elettronico. Poi qua abbiamo un'altra confezione con all'interno, ecco qua, abbiamo un chilo di PLA grigio, quindi un bel chilo di PLA grigio per provare subito la stampante, perché Prusa negli ultimi anni si è sviluppata anche nei filamenti. Infatti adesso fa i filamenti Prusa, li produce anche questi nella sua azienda, cioè non è che li acquista in Cina o cose del genere, no, li produce nella sua azienda a Praga, in Repubblica Ceca, cioè ha fatto diventare uno di questi piani il punto di produzione dei suoi filamenti con i suoi Prusament, cioè i filamenti Prusa. Quindi abbiamo all'interno della confezione anche un chilo di plastica PLA che metto qua in terra, che non so più dove mettere la roba. Poi qua abbiamo un'altra scatola con non lo so, andiamo a aprirla un po', vediamo se riusciamo a capire. Qua abbiamo, sì, il piano, i vari piani, perché comunque abbiamo più di un piano, o meglio abbiamo un piano riscaldato con i vari tappetini che sono sostituibili perché sono magnetici, quindi un'altra cosa super interessante è anche questa di Prusa, ovviamente, che poi adesso è copiata un po' da tutti, quindi nel senso non è che ci abbia l'esclusiva, però ragazzi, questi, tanta roba. Qua abbiamo un'altra confezione, se riesco a tirarla fuori,
eccola qua, andiamo a vedere cosa contiene. Qua abbiamo i motori, le viti con gli alberi motori, quelli laterali per far salire e scendere l'estrusore, cioè ragazzi, pazzesco, pazzesco. E qua abbiamo un altro tubo di cartone che non so cosa sia, si sentono delle cose di metallo all'interno. Vediamo cosa c'è qua dentro. Abbiamo tutte, diciamo, abbiamo tutta la struttura, quella in metallo, i tubolari di metallo che vanno ovviamente a creare la struttura della stampante Prusa. E qua abbiamo i copricavi per mettere belli ordinati i cavi senza farli andare ad incastrare da qualche parte. Allora, aspettate che metto giusto scatolone, anzi no, scatolone lo giriamo qua perché talmente sono contento di averlo ricevuto che devo farlo assolutamente vedere. Allora ragazzi, come avete visto, questo è quello che contiene la confezione in kit. Che sicuramente è impegnativa da montare, anche se le istruzioni sono chiarissime, sono spiegate benissimo, anche se sono in inglese, ma ci sono tutte le figure, cioè davvero chiaro. Però è da montare, proprio per capire fino in fondo come funziona una stampante original Prusa, secondo me va montata, perché veramente la capiamo fino in fondo se abbiamo dei problemi meccanici, perché comunque loro inviano ricambi, cioè questo marchio ha tutto, non è una stampante, se vogliamo, cinese, che magari tra un po' non troviamo più il ricambio o dobbiamo adattarne uno, no, loro ci inviano i ricambi. E in più le loro stampanti, ragazzi, sono aggiornabili, nel senso aggiornabili dal punto di vista software, perché comunque loro rilasciano un sacco di firmware che la migliorano e via dicendo, e questo ok, ma no, sono proprio aggiornabili, perché per esempio la stampante prima di questa non si chiamava i3MK3S ma si chiamava i3MK3. L'S è arrivata con la versione successiva, con degli aggiornamenti, con dei miglioramenti, che era comunque possibile acquistare il pacchetto per far diventare la versione precedente uguale a questa. Quindi un altro punto di forza che ha Prusa è questo, cioè la crescita della stampante con l'evoluzione e con lo studio che viene fatto appunto da Prusa Research nel far migliorare i suoi prodotti, che quindi noi non dobbiamo riacquistare un prodotto nuovo, ma andiamo a modificare quello che abbiamo. E ragazzi, per farvi capire quanto è forte, quanto è diciamo un marchio rinomato e importante nel mondo della stampa 3D, ragazzi, questi hanno fatto anche un software di slicer, cioè il programma che vi permette di stampare, cioè quando voi andate a prelevare un disegno in 3D pronto ad essere stampato, dovete farlo passare da un programma di slicer che ovviamente vi crea il file che poi andrete a mettere nella stampante che poi stampa. Okay. Questi software di slicer ce n'è più di uno, il più conosciuto è Cura, dove all'interno troviamo i profili già fatti per questa stampante anche in Cura, ma loro hanno fatto un software di slicer suo, dove hanno ottimizzato tutti i parametri, tutti i profili di stampa per le sue stampanti, ma ci sono anche all'interno i parametri per le stampanti più comuni di altre marche, comprese quelle appunto cinesi. Quindi un software che funziona benissimo, che ormai è diventato davvero stabile, cioè sviluppato tantissimo, che poi viene sviluppato dalla community, nel senso che la community segnala a Prusa Research cosa ci sarebbe da migliorare, cosa ci sarebbe da cambiare, e loro lo fanno. Cioè, e questo programma, questo software è cresciuto in maniera esponenziale, velocemente, appunto per quello. Ovviamente però se uno dice no vabbè, io non voglio usare Prusa Slicer ma voglio usare Cura perché l'ho usato fino adesso con le mie stampanti, usa quello e trova comunque all'interno di Cura tutti i profili adatti per questa stampante, quindi nessun problema in ogni caso. Ma questo per farvi capire quanto è forte Prusa dal punto di vista commerciale e anche dal punto di vista organizzativo della sua azienda. E in più, avendo una community davvero immensa e gigantesca, perché è un marchio che è stramato da tutti quelli che seguono appunto questo brand, hanno anche un'esposizione di prodotti 3D, o meglio di progetti 3D, che possiamo scaricare direttamente dal loro sito, un po' come succede con Singiverse, è più o meno una cosa simile, però che è proprio all'interno del sito Prusa, cioè veramente pazzesco, cioè nessun marchio ovviamente è mai arrivato a fare cose di questo tipo nelle stampanti 3D. Quindi ragazzi, cosa dire, io non so se vi sono riuscito a trasmettervi quanto sono contento che Prusa mi abbia inviato un prodotto, che mi abbia considerato, che abbia considerato il mio canale, e soprattutto senza avermi dato limitazioni, cioè proprio nessuna limitazione. Mi hanno proprio inviato, mi hanno fatto scegliere dall'inizio tutto, praticamente quale volevo, come la volevo, cioè praticamente ragazzi, pazzesco. Ringrazio Clara, la responsabile marketing, e ringrazio ovviamente lui, Joseph Prusa. Grazie Joseph di aver fatto questo, di aver
creato un brand di questo livello. Spero di avervi anche raccontato tutta la storia, che sono fatto in maniera veloce, ma come è stata veloce la crescita dal 2012 al 2020 dal punto di vista del marketing, dal punto di vista del marchio, dal punto di vista del prodotto, e di come, ragazzi, è pazzesco che questo ragazzo qua riesca a produrre tutte queste stampanti, 6.000 stampanti al mese vendute e spedite in tutto il mondo, create da altre stampanti, o meglio, una buona percentuale di parti della stampante è creata dalle altre stampanti Prusa uguale a questa. Cioè è una cosa davvero folle se ci pensiamo, ma incredibile. Quindi, ragazzi, in attesa di portarvi altri video riguardanti stampanti 3D, ovviamente non solo Prusa, ma anche altro arriverà, come è già arrivato di recente sul canale, e ovviamente arriverà ancora, e però soprattutto arriverà varie prove, varie esperienze con Prusa, che sicuramente è il numero di stampanti. Non posso che portare roba sul canale, perché è come avere un prodotto DJI e portare poco sul canale, è impossibile. Cioè, se hai un prodotto DJI, porti tanto sul canale, perché ha tanto da dire e da dare. Quindi, ragazzi, se questo video in cui vi ho portato sul canale questa anteprima, questa mia emozione di aver ricevuto e di essere stato considerato da Prusa Research vi è piaciuto, ragazzi, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram, dove ho portato un sacco di novità riguardanti questa cosa, dove porto tante novità che arriveranno su qua sul canale, spoiler, robe del genere. Quindi seguitemi su Instagram, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte se non avete ancora fatto, e se vi va, e ovviamente, ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità, e ciao!